divisa ancora sporca di fango perché li hanno inseguiti passando nelle fogne, correndo gli dietro cercando di braccarli. La situazione è ancora in divenire, la situazione è ancora in atto, è ancora in evoluzione, quindi le notizie sono ancora poche e frammentarie. Allora, la rapina è venuta questa mattina presto, proprio nell'orario in cui le mamme portavano i bambini a scuola, alle elementari e all'asilo, che è a 100 metri di distanza. Pare che siano entrati il direttore, che abbiamo intervistato poco fa, parlava di 5 o 6 rapinatori, fonti della polizia, ma non ancora ufficiali, parlano forse di 7-8 rapinatori, forse armati, pare che fossero armati e che siano ancora in giro per il quartiere. Infatti noi abbiamo visto i poliziotti girare porta per porta, entrare in ogni cantina a controllare che non ci fossero. Il quartiere è ancora blindato, abbiamo intervistato il direttore della banca che ci ha raccontato questi momenti di panico e di terrore. C'è stata anche una piccola colluttazione, lui era sull'ambulanza quando gli abbiamo parlato e lo stavano proprio medicando la testa perché è lievemente ferito, con lui c'erano altre 2 persone. Una di queste persone è riuscita a scappare quando l'ha sentito urlare c'è una rapina e si è quindi subito messa in salvo.